buona serata dal vostro Fabio Novara su Radio Vicenza per questa partita di Coppa Italia che vedrà tra poco affrontarsi Vicenza e Padova. Intanto da quest'anno vi saranno alcune novità, i giocatori sulle maglie porteranno un numero. Si faticano a trovare quella lucidità. Anche in questo momento Barretta non si intende lo scambio con Mario Lemme, la palla purtroppo finisce fuori. Adesso non voglio fare quello che dice che stiamo giocando male, ma sicuramente mi sembra che i nostri stiano giocando proprio al contrario di bene. Gol, Fabio. Sì, Paolo, devo dire che questo ragazzo ha davvero i piedi di banana, ha fallito una palla incredibile. Casomai. Era solo davanti al portiere e non è riuscito a segnare un gol talmente facile che di sicuro non l'avremmo segnato neppure noi. Come cosa non sta dicendo? Lo dicendo? Ecco che si batte, tiro, no, palo. Palo a portiere battuto, secondo una iella scarogna di tutti i colori. Vabbè. La difesa del Frosinone è stata fortunata, il portiere culone. Ma come? Assante culone. Ma perché? Vero? Fallo fortunare il portiere. Vabbè, ma... Frosinone culone, mannaggia la madonna. C'è ancora luce, è la Svezia che ci fa una grande paura. Ancora andiamo a vincere. Si guarda a sinistra, si guarda a destra e vince l'Italia. Vince, e come si dice, per la leggenda e per quali campioni. Incredibile la vittoria di Turbo Diesel. Vabbè, un bel gol questo di Malafronte. Sì? Sì, un gol veramente favoloso, però dopo che è andato vicino al pubblico, quello stronzo dell'arbitro l'ha ammonito per una cosa veramente di stupidità. Ecco, lo rivediamo, il salto di Malafronte, bellissimo. Malafronte ha fatto l'altro. Ha telefonato quattro persone a me, lì a casa, quando ha detto ha fatto il gol Malafronte. Ecco, vediamo che va a esultare sotto i tifosi, in cui l'arbitro lo ammonisce. E va bene, ma è una cosa ridicola. Come ridicola? Perché questo è il calcio, perché se non c'è il calcio non c'è il lavoro per l'arbitro. Se lui è un stronzo di due soldi che deve sempre ma guarda dove finito il giocatore, quelli stronzi di arbitri vengono qui, ma è un regolamento, vedono capoluogo, vedono uno stadio grande, vedono il pubblico, neanche in Serie B lo vedono, ma cosa c'entra? E cominciano tan ammonisce qui, ma l'arbitro fa il suo mestiere, che se lo devono meritare nel sedere, ma cosa devono meritare nel sedere?